wanna know a secret. Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Darius T e oggi siamo su Brave Frontier RPG. Cosa vedete qua? Vedete due semplici cose. Comunque questo qua era il video delle evocazioni rare durante il periodo di Maxwell Verdute e Grantos. Però c'è stato un problema con il video e quindi è questo qua il video. Vi faccio vedere chi ho evocato. Comunque vi ricordo che per chi è riuscito a rientrare nei primi 5.000 della quinta settimana è riuscito ad avere le ricompense per la quinta settimana, appunto. E qua niente, bisogna consultare robe varie. Poi evocazioni rare e evento speciale, diciamo, sono uscite le 6 stelle di Elimo, in ordine Elimo, Elulu e Lancia, e anche di Aem, Aem, Lemia e Leore, e li potete trovare da oggi, che è il 21 maggio, al 25 maggio, con una al posto di 5 gemme un bel 3 gemme. Altre notizie, continuano i regali della il compleanno di Brave Frontier. E comunque andiamo a vedere chi sono state le mie unità. Ok, allora, durante il video ne avevo fatte 6, ma poi ho continuato per rabbia perché non si poteva andare avanti così. Quindi adesso tra poco lo vedrete il perché la rabbia. E ta-da! Esattamente, uno l'ho fuso perché mi stava sulle palle e ho beccato questi bellissimi Etudrev di cui ho portato avanti quello Lord, anche se dato che non ho trovato anima. E non so se diciamo ho fatto bene, perché è buono, direi che è forse meglio quello guardiano, però ho preferito quello Lord perché aveva, almeno mi aveva un po' più d'attacco. Poi ho fatto evolvere Lancia, guardate che bella Lancia 6. E niente, di 6 stelle dovrei anche fare le ore, però spero aprano il dungeon d'evoluzione, ma non durante sabato e domenica perché non ho soldi. Ok. Poi altre cose. Allora, in ordine, ho evocato 2 Tudrev, di cui ti ricordo che uno l'ho fuso, uno guardiano se non sbaglio e l'altro Lord, che è quello che ho portato avanti. Poi ho evocato 2 Grantos, 2 Sotnarg come lo volete chiamare, questo qua è Lord, sì esattamente, e in separata sede distruttore, quindi molto probabilmente porta avanti il distruttore. Ora non mi ricordo bene la statistica, le sue statistiche, ma probabilmente il distruttore, dato che ha una discreta difesa anche da distruttore. Poi avevo un Emilia a 5 stelle, ma l'ho fusa perché ho trovato oracolo, ce l'avevo Emilia, ma sì, e l'ho trovata anima, quindi l'altra evocazione è stata Emilia anima. E siamo a, vi conto velocemente, o 2 o 3 volte ho trovato Etudre, fate 3, sì, 2 Grantos, 1 Emilia, e siamo a 6. Siamo già a 6. Poi voi non ci crederete, ma ho trovato un altro Will a 4 stelle, questa volta Lord, ma me ne è fregato le palle, quindi tengo quello anima. E siamo a 7. Poi fatemi ricordare, ho trovato lei, Sefia Lord, non so se vi ricordate, in un vecchio video l'avevo trovata guardiano e questa volta l'ho trovata Lord, quindi quella guardiano l'ho fusa su Leorone. E poi ho trovato Vishra Lord,
Che, ok, il super di Vishra per fino a un certo punto può essere utile perché vi aumenta i cristalli, 3 cristalli a turno per 3 turni, quindi è utile. Se ce l'avete portatelo avanti, poi quando lo manderanno a 6 stelle mandategli il super. Poi non mi ricordo se io ho fatto altre, non credo, credo finita qua. E troppi doppioni veramente, neanche quella specie di Maxwell di cui sono molto molto felice. Niente, fatemi un attimo vendere, anzi no, fondere. Arrivo subito, vi faccio vedere che c'è il red up bla 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 delle unità. Intanto adesso sto mandando avanti il Brave di cosa? Di Ramna. Datemi un secondo, ragazzi. Vi faccio vedere che c'è il red up. Poi ditemi voi che cosa avete evocato, perché sono veramente curioso di sapere voi quante volte avete evocato e chi avete evocato soprattutto. Io ho fatto più o meno 10 evocazioni e non ho trovato una Vega. E mi è andata male, direi che mi è andata proprio 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 male. Comunque. Eccovi, non ci sono? Oggi è il 21, sono già alle 5, come vedete sono le 6 e 20 e oggi è il 21 e non so perché non c'è ancora, ma vabbè, lasciamoli stare. Già che avevano fatto, non c'è più il dungeon della Bravo Frog, però vabbè. Niente ragazzi, questo qua è stato il mio video delle evocazioni. Non è vero? E ditemi voi come vi è andata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.